Una buona serata a voi telespettatori di RTA, ben ritrovati al telegiornale. Ancora in apertura il terremoto in Valtaro. Perché abbiamo voluto capire, così a grandi linee ovviamente, come è stato vissuto. E allora c'è chi veramente lo ha vissuto con grande spavento, chi è rimasto calmo e chi ha deciso, rigirandosi nel proprio letto, di prenderla con filosofia. Da qualche giorno la Valtaro è scossa dai terremoti, in particolare qui a Borgo Val di Taro nella giornata e nella notte, compresa tra domenica e lunedì, le prime 6 scosse di terremoto sono state percepite dalla popolazione, scosse di terremoto al quale ne è seguita una seconda serie nella notte, compresa tra lunedì e martedì, per un totale di una quindicina di scosse in poche ore. È seguita una giornata un po' più tranquilla, ma la popolazione è comunque molto spaventata. Cosa è successo in quelle notti? Diverse persone sono scappate immediatamente fuori di casa, molti si sono rifugiati in macchina, tanti hanno preferito passare la notte proprio all'interno della propria vettura fino magari alle 7, alle 8 del mattino, quando poi hanno dovuto mettersi in movimento per andare al lavoro. Diversi invece si sono trasferiti con la propria macchina nel parcheggio del palazzetto comunale Pallaraschi, quindi tanto subbuglio per le vie, che si contrappone anche a un discreto numero di popolazione che invece ha preferito girare il lato del letto, quindi non si è alzata, ha sentito sì qualche scossetta, però ha preferito rimanere razionale e cauta senza scappare necessariamente fuori di casa. Quindi viene da pensare se realmente scosse come quelle che sono state percepite, come di magnitudo 2.1, 2.3, solo una è stata realmente molto forte, di magnitudo 3.1, ma per la maggior parte ci siamo stabilizzati sul 2.1 e il 2.5. C'è da chiedersi se realmente queste scosse spaventano di per sé la popolazione, o se in realtà i terremoti del centro Italia incidono in maniera molto forte sulla gente, quindi siamo più spaventati da quello che vediamo in TV che non dalla reale pericolosità di questi terremoti. Hai sentito tutte le scosse della prima sera? Beh, diciamo che le prime tre le ho sentite abbastanza, perché mi si è mosso tutto il letto, quindi di conseguenza siamo stati su, abbiamo visto fuori dalla finestra, c'erano tutte le luci fuori accese dalla gente, probabilmente tutti gli altri hanno sentito come me. Hai preso delle precauzioni magari in vista di future scosse? Ti dico, io personalmente no, però ci siamo seduti ad aspettare se succedeva qualcosa di più pericoloso, una scossa ancora più forte, però ho visto che tanta gente è uscita fuori in macchina e erano tutti fuori che giravano per il paese. Noi ci siamo svegliati in casa con mio papà, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: hai sentito la scossa? Sì. Prima di uscire abbiamo pensato di fermarci un attimo in casa e capire bene la situazione com'era. Però voi avete visto diverse persone dalle vostre finestre scappare fuori per le strade. Sì, diciamo che c'era un sacco di gente che si è messa in macchina e poi si sono messi tipo dal palazzetto dello sport o sono rifugiati in altri luoghi, li vedevamo dalla finestra, infatti cercavamo di capire se aveva un senso logico uscire di casa o comunque gestire la situazione in casa. Per quanto riguarda Facebook, secondo te ora possiamo definire la fonte ufficiale per eccellenza di quando accade un terremoto? Diciamo non solo fonte di terremoto, diciamo che a parte migliaia di cose, mettiamo tutte, per questa cosa del terremoto, secondo me, usandolo in una certa maniera, come ha fatto tanta gente, c'è da dirlo questa cosa qua, quindi usandolo con cervello, si riescono a capire tante cose. Se più di una persona scrive su un social network che l'ha sentito, siamo tutti stupidi noi, quindi secondo me il social ti aiuta molto al giorno d'oggi. Le direzioni generali dell'azienda USL e azienda ospedaliera universitaria di Parma ricordano che in occasione dello sciopero indetto da SLAI, COBAS e USI, nella giornata di domani si potrebbero verificare dei disagi nella consueta attività. Le aziende garantiscono che i servizi sanitari urgenti saranno comunque mantenuti.
Voltiamo pagina, il Duomo di Berceto ha ospitato martedì nel tardo pomeriggio la Santa Messa per ricordare e celebrare la Virgo Fidelis, che è la patrona dell'arma dei carabinieri. Tanti i carabinieri che sono arrivati a Berceto, non solo dalla compagnia di Borgo Valditaro, ma anche dalle altre stazioni. Vediamo. Carabinieri delle valli del Taro e del Ceno hanno scelto il maestoso Duomo di Berceto per celebrare la propria patrona, la Virgo Fidelis. E sono stati tanti i cittadini del comune che si sono stretti attorno a loro lo scorso martedì pomeriggio. Molti i militari delle varie stazioni, afferenti alla compagnia di Borgo Taro, che hanno partecipato alla funzione officiata dal prevosto di Berceto, Don Giuseppe Bertozzi, al quale si sono affiancati gli altri sacerdoti bercetesi, Don Franco Agnetti, Don Giorgio Laurenti, oltre ad altri religiosi della vallata, compreso Don Angelo Busi. Molti cittadini hanno voluto partecipare alla messa, testimoniando l'affetto, il rispetto e la fiducia che nutrono nell'istituzione dell'arma. Hanno pregato la Virgo Fidelis insieme ai carabinieri e anche diversi sindaci, rappresentanti della polizia, guardia di finanza, guardia forestale, gruppo alpini, protezione civile e tante associazioni di volontariato. Significativa è stata l'omelia di Don Giuseppe. Ci fa piacere, ha sottolineato tra l'altro, che l'arma abbia scelto il nostro Duomo per ricordare la propria patrona. È un onore che, a memoria, ci viene concesso per la prima volta. Per celebrare una funzione così densa e partecipata ci vorrebbe come minimo un vescovo o un cardinale. Don Giuseppe poi, da bravo storico, ha ricordato alcuni momenti legati all'arma. Il 1814, anno della fondazione, e il 1914, anno del centenario, durante il quale si coniò una medaglia commemorativa con impresso il futuro motto "Nei secoli fedele", che Re Vittorio Emanuele III ufficializzò in seguito. Il parroco ha ricordato la sacralità della parola fedeltà, che rievoca altri concetti sacri come vocazione, missione e servizio, e i carabinieri infatti sono al servizio della legge e della giustizia. La funzione dedicata alla Virgo Fidelis è stata accompagnata dai canti della corale interparrocchiale San Michele. Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito, è presentata riunisce domani sera alle ore 21 il Consiglio Comunale di Albareto. Sono 9 in tutto i punti in discussione all'ordine del giorno. Spiccano tra gli altri una serie di ratifiche di delibere e di convalida di giunta. Poi si discuterà della variazione di bilancio 2016, della convenzione dei vigili e di una alienazione del relitto stradale in località Case Re, tratto Peschiera, Case Grilli. E adesso parliamo della colletta alimentare. Sabato è la giornata nazionale della colletta, che è organizzata dal Banco Alimentare, un appuntamento che si rinnova ormai da diversi anni e che coinvolge anche il nostro territorio. Sabato torna in tutta Italia la giornata nazionale della colletta alimentare per aiutare i più bisognosi. Si tratta della 20ª edizione promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, che vede coinvolti oltre 11.000 supermercati e 135.000 volontari che inviteranno le persone a donare gli alimenti a chi è più povero. Gli alimenti raccolti saranno stoccati presso il magazzino del banco presente a Parma e in seguito saranno distribuiti alle associazioni di volontariato presenti in città e provincia.
In Valtaro, come tutti gli anni, i volontari saranno presenti nei supermercati di Borgotaro e Bedonia. Da domani e sino al 3 dicembre sarà possibile effettuare una donazione al banco alimentare anche inviando un SMS dal cellulare o chiamando dal telefono fisso il numero 45512. È stata presentata ieri nel municipio di Borgo Valditaro la rassegna musicale Tutta colpa della musica, il cui primo appuntamento è previsto per questa domenica. Siamo al terzo anno della rassegna Tutta colpa della musica, che aprirà domenica 27 novembre alle ore 17 come sempre. L'orario è rimasto invariato, apriamo alla grande con una band di tutto rispetto, abbiamo dei professionisti, Beppe Di Benedetto, Mirko Reggiani, Claudio Tume eccetera. E sarà veramente un'apertura alla grande, per continuare il 18 dicembre con il concerto del gruppo locale degli Strix. Chiaramente mi rifiuto di presentare perché lo conoscete tutti, e poi andiamo a gennaio con il Massimo Armani Trio, sarà un pomeriggio dedicato al jazz e non solo, per chiudere il 15 marzo con canzoni prettamente borgotaresi, quindi saranno personaggi borgotaresi, aneddoti borgotaresi, canzoni borgotaresi, e il tutto sarà condito dalla collaborazione di Giacomo Bernardi, che avrà un sacco di cose da dirci, cose sapute e cose anche che non sappiamo. Io ricordo che i biglietti sono già in vendita e i posti sono limitati, per cui gli interessati possono benissimo prendere sia l'abbonamento che il biglietto all'ufficio turismo del comune di Borgotaro. Il tutto chiaramente, come sempre, all'Auditorium Mosconi di Borgotaro. Una bella iniziativa che si riconferma per il terzo anno grazie all'impegno del direttore artistico della rassegna, Fiorello Biacchi, che anche quest'anno ha costruito un cartellone veramente importante, bello, che sicuramente vedrà una risposta sia dei cittadini di Borgotaro, ma come negli anni passati io credo anche dell'intera vallata. Quindi un grazie a lui prima di tutto, e un grazie anche ai tanti sponsor che rendono possibile la realizzazione dell'evento e che quindi, come amministrazione comunale, vogliamo tutti ringraziare. L'invito a questo punto è a tutti i cittadini di partecipare e sostenere questa bella iniziativa per godere di questi pomeriggi in musica, e una musica tra l'altro di grandissima qualità. Quindi grazie davvero di nuovo, e l'invito è a partecipare alla rassegna Tutta colpa della musica. La consulta di bioetica sezione di Modena e Reggio Emilia organizza per domani a Modena, nella Sala Pucci, con inizio alle 20.45, un incontro dibattito aperto alla cittadinanza sul tema La cura del dolore oggi, su come viene recepito, ascoltato ed affrontato. L'evento è patrocinato, tra gli altri, dall'associazione NAD No al Dolore. Presiederà Enrico De Micheli, presidente della consulta modenese di bioetica. Bedonia si sta preparando ad accogliere davvero nel migliore dei modi il Natale, ad iniziare dalle luci. Sono iniziati questa sera i lavori di preparazione per il Natale qua a Bedonia. Un grazie particolare a tutti gli amici che stanno installando le nostre luminarie. Lo ricordo, sono quattro aziende: Manfredi e Pozzi Sas, l'Elettrotecnica di Bertani, Vivi Domotica di Longinotti Andrea e Agazzi One di Agazzi Renato. Ricordo a tutti che queste quattro aziende ci hanno regalato per quest'anno l'intera manodopera, per cui chiaramente siamo andati ad abbattere in modo molto importante i costi. Il nostro unico costo è stato quello, per l'appunto, del noleggio fisico della luminaria. Inoltre, stamattina è stato installato l'albero di Natale al centro di una delle nostre piazze, e grazie agli amici dell'ufficio tecnico che insieme all'amministrazione hanno coordinato il lavoro. È una tradizione che ritorna a Bedonia, quella dell'albero in piazza, quindi speriamo di addobbare al meglio, e vedrete nei prossimi giorni il Bedonia che sarà decorata e addobbata come una bomboniera. Quest'anno è una bellissima novità vedere il paese illuminato, ma con una modalità differente rispetto agli anni passati, grazie al comitato del Natale che si è veramente prodigato per tutti questi mesi per arrivare a questo risultato. Entro qualche giorno vedremo finalmente illuminato il paese con nuove lampade, nuove
un albero illuminato nella piazza Senator Micheli, e tutto questo con un notevole risparmio che ci permetterà di fare altri eventi. Come centro commerciale naturale siamo estremamente soddisfatti di questo e ringraziamo il comitato per l'appoggio e il notevole lavoro fatto. Noi ovviamente faremo la parte fiscale, burocratica in appoggio al comitato, che è un po' una delle nostre funzioni, e grazie, buon Natale a tutti e vi aspettiamo nei nostri negozi. La nuova veste editoriale del settimanale Umanità Nova, organo della Federazione Anarchica Italiana, è stata presentata recentemente presso Biblioteca Manara a Borgo Taro. La testata, che tra qualche anno compirà il secolo di vita, ha all'attivo un glorioso passato di sostegno a idee alternative. Umanità Nova è un periodico che, se si escludono appunto i quotidiani e la storica Domenica del Corriere, può essere considerato il più vecchio d'Italia. Il giornale è stato fondato infatti nel 1920 da Enrico Malatesta e durante il corso della sua esistenza ha dovuto continuamente scontrarsi con innumerevoli tentativi di soffocarne la voce. Ha continuato ad essere pubblicato anche dopo la caduta del fascismo nel 1945 e ad uscire ininterrottamente in maniera completamente autofinanziata grazie al sostegno politico di quanti vi hanno trovato un mezzo coerente con gli obiettivi e le pratiche antistatali ed anticapitalistiche di emancipazione e di trasformazione rivoluzionaria della società. Obiettivi che, anche se messi molto in discussione, rimangono comunque validi ed attuali ancora oggi. Sì, Umanità Nova appunto è stata fondata da Enrico Malatesta nel 1920 e, come dicevamo, era un giornale, quindi addirittura c'è stata un'epoca in cui questo periodico aveva una scadenza quotidiana. Durante il fascismo è riuscito a tempi molto difficili a uscire anche in clandestinità, è stato fatto sopravvivere e poi chiuso, riaperto, e oggi siamo nel 2016, ci stiamo avvicinando al centenario, ancora questo giornale vive con lo spirito che lo ha caratterizzato, quindi parlando di autonomia, autogestione, senza sponsor ovviamente, finanziato solamente dai militanti, dagli abbonati, da chi crede in questo modello di libertà. E questo giornale appunto ha una cadenza settimanale e amministrarlo per me è stata un'esperienza ed è attualmente un'esperienza bellissima, perché vengo appunto a contatto come amministratore con tutte queste realtà che si avvicinano a noi proprio per i nostri contenuti specifici, che sono unici nel panorama dell'editoria, cioè l'autogestione, l'autodeterminazione individuale e collettiva dei popoli e dei lavoratori, l'antimilitarismo di cui non si parla più, non si parla mai abbastanza, la capacità di svelare le menzogne del capitalismo e soprattutto appunto la caratteristica di essere degli spiriti liberi nella possibilità di esprimersi su tutto quello che succede e sul modello di vita che vogliamo ancora immaginare, diverso da quello che ci viene fornito dai media di massa, e di nuovo con uno spirito che è quello dei libertari di un secolo fa. Appuntamento a giovedì ore 21:15 su RTA Video Taro. Lammini che cerca subito Molner, viene ancora Ferrera che è entrato, palla dietro, uno schema, Albertelli e rumoreggia un sacco la tribuna, non ne vuole dentro l'area di rigore, dentro per Cippo, si genera un pallone pericolosissimo, calcio di rigore, Antonio Le Rose supera momentaneamente il compiano in classifica. Appuntamento a giovedì ore 21:15 su RTA Video Taro. Le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 25 novembre, avremo ancora al mattino deboli precipitazioni irregolari, localmente a carattere di rovescio, nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni. Temperature stabili, le minime tra 8 e 10 gradi, le massime tra 12 e 14, infine deboli moderati anche i venti.
Alle 20.35 passiamo ai programmi di questa sera Driver TV su RTA, seguita alle 21.15 dalla telecronaca di terza della partita di terza categoria Bedognese-Terre Alte-Berceto, un altro derby della montagna. Di seguito il TG e poi Ballo che sballo in TV. È tutto per questa sera, grazie, a domani con l'informazione locale. Arrivederci.